Il Vaticano, secondo la mia opinione, pone veti, quindi alcune cose in Italia non verranno mai tolte. Ebbene, noi viviamo in Italia, noi esseri umani, parlo ovviamente dei cittadini italiani, c'è chi vive a Roma, come me, io vivo a Roma, all'interno ho un altro stato che è lo Stato Vaticano e che idealmente si trova ubicato proprio in questa straordinaria città che è Roma. Solo che voglio far presente a tutte le persone una cosa molto semplice, che il Vaticano spesso e volentieri, non dico che si permette, ma si mette nella condizione di dettare quelle che sono le sue regole, di porre i cosiddetti veti. I veti che cosa sono? I veti possiamo, diciamo così, spiegarli utilizzando la parola norme. I veti sono delle norme che la Chiesa, o meglio il Vaticano, reputa norme sacrosante, inviolabili, assolute e veritiere, a cui, per esempio, la parte politica deve sottostare al fine di soddisfare quelle che sono le richieste proprio del Vaticano, che trovano come suo maggiore artefice il nostro amato Papa Francesco, il vicario di Cristo per eccellenza. Ecco, questi sono i veti secondo la mia opinione personale. E pensa che finché sono convinto di questo, questa è una mia semplice opinione, tengo a specificarlo, finché secondo la mia opinione ci sarà il Vaticano presente, radicato in Italia, sono convinto che moltissime cose non verranno tolte, tra cui in primis la eutanasia, poi l'aborto, una legge sull'aborto e in secundis la possibilità di scegliere il fine vita che si esige, che si desidera, che si vuole. Perché? Perché il Vaticano in qualche maniera è una voce, non dico fuori dal coro, anzi, è una voce che fa parte del coro, ma è una voce molto, e ripeto, molto sentita da quelle persone che lavorano nell'ambito della politica. Perché infatti ti basta vedere quando il Papa, per esempio, si reca in una basilica di Roma, le norme di sicurezza vengono garantite fino al millesimo, fino alla fine, fino in fondo. È giusto che ciò accada perché qualche mente pazza, perché qualche pazzo scellerato potrebbe addirittura uccidere oppure creare un attentato nei confronti del nostro amato Papa. Su questo non ci piove. Però questo ti fa rendere conto anche del fatto che ormai la situazione cristiano-cattolica dell'Italia sta prendendo una piega decisamente negativa. Porre veti non è inutile, questo lo voglio dire fin da subito, è utile perché alla fine può anche essere utile volendo e dovendo metterla da questo punto di vista, però si rischia che si vengano a creare, chiamiamole, delle divisioni a livello territoriale e soprattutto si fa in maniera, secondo la mia opinione, che ci sia il cosiddetto proibizionismo, quindi che si proibisca di dare piena libertà a ciò che i politici devono fare, come sancisce per l'appunto la loro, chiamiamola, mentalità, perché un politico secondo me dovrebbe essere scevro, secondo la mia opinione, da quello che il Papa o chi per esso, oppure la religione, oppure la Chiesa, vanno proclamando e vanno quindi dicendo. Questa è chiaramente la mia opinione e tengo a specificarlo. Detto ciò, io mi trovo quindi in una condizione in cui dico, va bene il veto, va bene tutto, però che il Papa, che i suoi collaboratori, che la Chiesa lasciano lavorare la politica e lasciano libera scelta in libero stato, libero arbitrio. Dice Dio appunto lasciò il cosiddetto libero arbitrio, anche seguendo quelle che sono le scritture, ma questo libero arbitrio dove è punto interrogativo? Io non lo so. Però so per certo che quando il Papa o chi per esso parla, la politica in un certo qual modo, secondo la mia opinione personale, si ferma. E quindi accetta e quindi ascolta con attenzione, in religioso silenzio, quello che il Papa ha da dire,
e poi la politica purtroppo o per fortuna va a seguire quelli che sono i principi, i concetti e i canoni che Papa Francesco, chi per lui, vanno a dire, vanno a pronunziare, vanno a diffondere nella vita reale all'interno di chiese, basiliche e quant'altro. Per carità, la Chiesa Cattolica deve essere ascoltata per alcune cose, bisogna ascoltarla, ma per altre, come per esempio l'aborto, l'eutanasia e tante altre cose, bisognerebbe, secondo me, non dico tapparsi le orecchie, ma ascoltare, sì, in religioso silenzio, ma anche facendo di testa propria, secondo la mia opinione personale. Da Leandro Smelli di Roma è tutto, il video termina qua, un saluto e al prossimo da parte mia.